Buonasera a tutti, ciao 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 ciao, come state? Che dite, che raccontate di bello quest'estate, come vi sta trattando? Buonasera, grazie Senior Man 64, grazie per il follow, benvenuto, penso Senior Man, benvenuto, grazie, grazie per il follow. Se sei interessato a rimanere aggiornato su quello che porto sul canale, punto esclamativo social, c'è la mia pagina Instagram. YouTube, dove sto ricaricando le live così come sono a nature, ma ci stiamo lavorando per portare qualcosa a livello di editing a breve, a stretto termine. Allora, ragazzi, la situazione è grave. La scorsa live sulla Only Pot Run è stata un delirio perché effettivamente siamo trovati a un punto di stallo sulla build che sembrava funzionare in maniera egregia. Ma contro Mog abbiamo preso sassate sui dentini. Ci siamo fatti un sacco male perché non prende. Non sembra. Sembra che certi status non gli entrano. O so io che non lo prendo con le pot. Possibilissimo come cosa. Quindi ho deciso di farmi una farmata di boss incredibile, almeno 3 o 4 dei più piccoli. Visto che l'altra volta ho sbagliato, perché mi sono andato a sbloccare tutte le grazie, cosa che non volevo fare, perché volevo prenderne una sola per arrivare in un punto specifico della mappa che era incasinatissimo arrivarci, e invece ho sbagliato. Va bene, si rimedierà. Utilizzeremo questa cosa per andarci a farmare i boss, per fare i livelli a vitalità e soprattutto ad arcano che ci mancano. È dura, non ve lo nego che è dura. Quindi vediamo. Vediamo dove ci porterà questa avventura in questa Only Pot Run. L'ultimo boss che abbiamo fatto è il Capitano Inhaler, raga. Se volete sapere i boss che abbiamo sconfitto fino adesso, Only Pot, cioè solo con le pottine, sono scritti qua sotto. Allora, io toglierei la musica, così ci bello prepariamo al game incazzato. Allora, questo lo rimettiamo qua. Questo lo rimettiamo qua. Top! Ci siamo. Ci riprendiamo il nostro audio. Elden Ring, raga. È nella mia top 3, quindi meriterà sempre. Allora. Vi ricordo, raga, che ogni volta devo rifare le pot, però quindi facciamoci una breve. Facciamoci un breve riepilogo. Però come cazzo faccio a fare il riepilogo se mi sono. Mannaggia, raga, ho fatto un danno nero. Cioè, non lo dovevo fare, l'ho fatto. Perché invece di fare show. Cioè, fammi vedere le grazie, ho fatto Unluck or Grace. Cioè, non lo dovevo fare, non lo dovevo fare assolutamente. Ho sbagliato, ragazzi, è stato un errore madornale. Perché io mo non mi ricordo che cosa ho fatto e che cosa no. Cioè, oddio, i boss sì. Però per esempio, no. Noi l'oretta l'abbiamo fatta, non l'abbiamo fatta l'oretta. Loretta non l'abbiamo fatta. Ok. Allora. Io andrei a fare Loretta. E ci facciamo sia quella del maniero Carriano che quella che sta all'albero di Elfael. Ce le facciamo tutte e due. Allora. Creazione oggetti. Allora, innanzitutto inventario per vedere che cazzo ci abbiamo e togliere. Questo va benissimo, questo set va benissimo.
Quindi devo solo rifare le pot. Ok, 9, let's go. Forza fede? No, destrezza forza. Ok, perfetto. Quindi va benissimo. E le ultime sono queste, credo, no? Ok. A posto. Allora, loretta. Osservatorio, retro del maniero, piano inferiore del maniero, piano superiore del maniero, ingresso del maniero carriera, piano superiore del maniero. Da qua si va, let's go. Loretta non l'abbiamo fatta, raga. Eh no. No. Quindi andiamo a fare Loretta. Ciao. Signora, signor lupo. Allora, raga, qua ci sarebbe uno skip. L'unico problema è che va bene, non è questo assolutamente. L'unico problema è che sopra troviamo il paggio che ci scassa. Scassa, perché non è che siamo così alti sulla build. Però va bene, va bene. Proviamo, vediamo che succede. Io non voglio rompere il cazzo a nessuno, capito? Voglio passare. Eccolo. Let's go. Dai, non mi rompere il cazzo, su. Te ne sei andato? Sì, vaffanculo. Let's go. Let's go. Loretta. Everybody. Forza. Guardia reale Loretta. Olio. Che non l'abbiamo presa. Nemmeno mo, scusami. Ti passano attraverso. Perdonami. Ah no. Scusa, ma fammi un po' capire. Fammi un po' capire, signora Loretta. Però cura di pace. Fuoco, raga, let's go. Mi piace. Ho fatto la scelta azzeccata. Il problema è che lei è forte. Ciao Brady, ciao brother, buonasera. Ciao frate, come stai? Che racconti, brother? Io sto facendo un'altra delle mie folli run, come puoi vedere. Ho iniziato da due serate. Mi sto divertendo un sacco. Raga, mi raccomando, andate a lasciare un cuoricino a Bradipo se qualche mod mi riesce a fare lo shoutout. Grazie. Se mi prende quella cosa, esplodo. No! No! No, vabbè, dai. Gli è passato attraverso, su. Madonna. Sì, ho lurkato un po' l'altro giorno. Io sono forte, ma bisogna saperli usare. Io zero. Frate, io ci sto a provare. Ci sto a provare, ma è devastante. Perché se ti prende due o tre volte ti distrugge lei. Vabbè, chiudiamola così, va. Non me l'ha fatto tirare, non me l'ha fatto tirare. L'ultimo. Boom. Let's go. Guardia reale Loretta. Everybody. Aggiungiamo un boss. Madonna, raga. Che crisi. Guardia reale Loretta. Allora, posso creare i vasi adesso?
Non posso creare i vasi. Mannaggia santa. Scusa, ma non è che ce l'ho nell'inver spruz. Come vedete che ce l'ho nell'inver spruz. Funghi. Dove sono i funghi? Dove stanno i funghi, raga? Stanno qua i funghi. E non ho funghi? Possibile? Scusami. Strana sta cosa, veramente strana sta cosa, raga. Cioè, perché non ho i funghi? Perdonami. Qua dovrebbe stare, no? Sì, qua dentro. Fungo disciolto, fungo tossico, il fungo mi manca a me. E perché proprio quello mi dovrebbe mancare? Cioè, l'ho finito. Per tutte le volte che ho creato i vasi. È incredibile, raga. Devo fare una scortaccia di funghi, allora. Ok. Mo ce l'ho. Mo penso che ce l'ho. I funghi. Sì, mo ce l'ho i funghi. Ciao Conte! Qualcuno ha ordinato una napoletana con caffè zuccherato, tazza fredda al tavolo? Un napoletano con caffè zuccherato? Tazza fredda al tavolo, sì, frate, magari, brother, buonissimo, che top, ciao Conte, ciao Flowerino, brother, non avevo funghi, non potevo craftare i vasetti, non potevo craftare i vasetti, mi stavo preoccupando, ok, quindi. Brother, ho fatto anche l'oretta, adesso sto andando a fare l'altra l'oretta. Quella di Malenia. Allora, radice sacro no, canale di scarico no, stanza delle preghiere no, Malenia della Marcescenza no, muro interno di Elfael no, piazza cittadina del sacro albero. Le adolescenze molte sono state deluse con l'assenza dei funghi. Porco due, fratà. Oh, brother, che mi racconti? Che mi raccontate? Che fate di bello in quest'estate? No, ma io non devo andare qua. Oh, sì. Ah, boh, raga, l'abbiamo presa un po' larga, dai. Qua mo ci sgarzamellano, vuoi vedere? Bravo. Bravissimo, bellissimo salto. Sì, fratello, me la racconti a voce, brother. Apro Discord, aspetta, arrivo.
Let's go. Let's go. Apro Discord, fratà. Arrivo. Sempre un piacere averla qui, Dottor Flower. Sempre un grande piacere averla qui. Brother, dove ti pare? Entra dove ti pare. L'emozione. Allora, perché sono venuto qua? Perché, raga, almeno mi accendo il falò e ogni volta non devo stare a rifare tutta la strada. Appena risolvo il microfono, entra, dammi qualche minuto. Ok, brother, devi attaccare la centralina. La centralina iperatomica. Posso sentirti? Ciao, frate. Ciao, Ale, buonasera. Ciao, brother. Ah, mamma mia. Anch'io, frate, ho fatto un piccolo upgrade al microfono. Mi sono Proprio quello là, preso. basta. Eh sì, il Tonor C30. TC30. È un cardioide, va benissimo, frate, è bellissimo. In effetti ti sento bene e soprattutto, almeno per il momento, ti sento costante, che tu prima avevi il problema che come muovevi la testa dal Frate, microfono. ce l'ho davanti alla bocca il microfono adesso, quindi mi Vedo, vedo, vedo piace un sacco. Ho come. preso questo da scrivania perché, frate, mi piace. Allora, frate, la prima l'oretta l'ho scoppiata, questa non lo so. Non gli fa niente, frate. L'olio e il fuoco non gli fanno niente. Male, male. Sono morto, mo ci muoio, hai visto? Bene. Sarà Allora, veramente più male fuoco, le fuoco pietre. e olio non va. Tu dici? Pietriamo? Secondo me sì, secondo me la forza dell'ignoranza, come dire, mette in ginocchio la politica internazionale, non vedo Ah, perché sì, dovrebbe mettere in ginocchio Loretta. Dimmi assolutamente. Assolutamente. Allora, una cosa. inventario. Loretta, giusto? Sì, Vediamo. sì, sì, sì. Allora, innanzitutto le devo togliere dall'equipaggiamento. Dopodiché le devo scartare. Ma ti pare che io metto Loretta su Google e mi fa apparire gente dell'Italia dei boomer, gente della televisione italiana, questa Loretta Goggi, chi Ma cazzo è? veramente, frate, che palle! Ma che rottura di cazzo, ma che rottura di cazzo. Ma lo vogliono capire che sti cazzo di boomer sono morti, ormai stanno morendo. Il mondo è nostro adesso! Magari, frate. Mignolo e prof, frate. Hai impegni per questa sera? No, perché che vuoi fare? Andiamo a conquistare il mondo. Bravissimo. Mi Allora, è piace un resistente al fuoco, sacco. Ok, quindi c'è. immaginavo, quindi il fuoco se ne può andare a fare in culo totale. Allora. Esatto. In teoria è debole a fulmine, però tu non ce cioè non hai la build per fulmine. Però No. si piglia. Ha soltanto 10% di resistenza a strike, quindi con le pietre dovresti fare del male. Ok. Sei bravo e ti tirano le pietre. Allora, frate. Io come le faccio a scartare queste per liberarmi gli slot? Ecco. Perché ogni volta devo fare sta cosa, lo sai? Sì, perché ci hai settato l'autorefill dalla grazia. Per forza, frate. Vabbè, olio me lo lascio, olio non lo consumo. Frate, Se vuoi. bisogna livellare vitalità, brother. C'è un problema di fondo, che Sì. bisogna livellare vitalità. Sì. Anche in PvE vigore a 60 sempre la regola Appunto, ore. mo frate, mi metto a farmare tutti i boss un po' più piccoli e facciamo i livelli. Ma io Sì. le rune di Loretta, quell'altra l'ho lasciata dentro a Loretta questa qua. Ale, comunque, se ti interessa puoi bloccare l'autorefill dalla grazia, eh? Cioè? Se ti siedi alla grazia e vai nello come cacchio si dirà in italiano, il gestisci inventario, gestisci cassa, dove Ordina sta? forziere.
Esatto, vai su ordine forziere. Allora, se vai sulla destra, vedi i singoli oggetti del tuo inventario, tipo le rune, le cose. Se ci passi sopra, tu in basso tieni la scritta, mi pare, Autoricarica con... no. Esatto, tu ci clicchi sopra con R3 e vedi che questo quadratino con la freccetta che va a sinistra si spegne, vedi? E tu decidi la roba che... Allora, se sta così acceso, se lo è, sì, lo spegni. Quindi tu vedi la roba che No, no, ti ma abbuffa va l'inventario. bene che mi si ricarica, fratà. E no, perché hai detto che quelle altre pot non le volevi, che non ti ricaricasse al volo quelle altre, se ho capito bene, quello che No, no, intendevo no, anche. no, no, fratello, devo comunque creare io. Però mi occupa spazio, cioè io non è che posso creare tanto di diverso tipo. Posso crearne 20 di un tot, 10 di un tot, e altre di un Sì, sì, tot. sì. Cioè non è che le posso fare tutte, però va bene che si ricarica da solo, anzi, madonna. No, Mille scuse. no, no, esci, ci mancherebbe, fratello, non ho mai capito, cioè non mi sono fatto capire io, tranquillo. Beh, questo Allora, taglio di capelli aggressivo. fratè, non ce la facevo più, bro. Non ce la Cioè, vedi facevo più, fratè. come sto Sembro adesso? un gangster messicano. Aspetta, aspetta. Così, Aspetta. guarda, fratè, con la Santa Muerte. Allora, Strollo. se non lo fai vedere in live, io adesso su Discord ti faccio vedere una cosa. Ti faccio Vabbè, ma io vedere come intanto sto concentrato adesso. vado a fare l'oretta. Sì, vai. Allora, Faccio vedere come sto fratè, concentrato adesso. fulmine e pietre. Sì, però a te fulmine non conviene perché Il sta con sonno? Il destrezza. sonno? Il sonno? No, il sonno Sappiamo qualcosa dovremmo... del sonno? No, è quasi immune, è altissima, è quasi Sanguinamento? immune. È resistentissima anche a sanguinamento, 653. Veramente? Sì. Allora, Veleno? fulmine e pietre. 399 di resistenza. E anche Ok. Scarlet Rot. Cioè, oddio, la rot grande di Pot forse... forse potresti farla questa cosa, perché da 400, se ricordo bene. Vabbè, insomma, vedi tu, comunque, come danno netto ti conviene tirargli le pietre. Poi se vuoi portarti appresso delle cose di Scarlet Rot, secondo me ce la fai a dargliela. Te ne serviranno due o tre, ma ce la fai. Magari ti porti quelle piccole, va? Così fai la cosa migliore. Ma no, 10. No, Ma che dici, no? 5. Con 5 ce la dovresti fare, sai? Sono sicuro Ok, che ce la... allora. E ti porti 10 di roccia, quella grande. Tiri un po' di argomenti rocciosi. Esatto, Eh sì, gli spacchiamo il viso. come ancora una volta Bombetta sceglie una linea di Una condotta linea che di non possiamo condotta approvare. incredibile. Beh, è normale, fratè. Che noi non Incredibile. possiamo assolutamente sostenere. Madonna, vai, fratè. Allora, raccontami questa storia. Stavo aspettando. Sì, aspetta un attimo, devo... salva. Allora, senza che si veda il live, vai nella nostra chat di Discord, se trovo dove sta, ecco qua. Che hai appena parlato che non ce la fai, guarda come sto conciato con la barba io. A me piace però, Frate, sei bellissimo. OMG! Non mi Frate, aspettavo sei questa un reazione. cazzo di figherrimo. C'hai la barba che vorrei avere io, i capelli no, troppo ricci no, però c'hai la barba che vorrei avere io, frate. Sei fighissimo, brother. Santa Maria, finalmente ti vedo, top. Io voglio dire alla chat che non mi aspettavo questa Ma reazione frate, ma delle tu persone stai della... dentro casa col golfino e la camicia? No, questa non è una foto scattata adesso. È Ah, come... ok. Però ho la barba così. Io in questo momento, ho il cellulare lontano e quindi non mi va di alzarmi dalla sedia per andarlo a prendere. Ma ho la barba così come la vedi in quella foto. Uguale. Sei figarrimo, brother. Sei frate mamme. Top. Top, frate. Top, frate. Happy, Comunque. molto happy. Hai Top, visto? Face reveal. sono Finalmente sai cosa ho contento. fatto. Finalmente, frate.
Finalmente, mannaggia la miseria. Allora, raga, bando, no, alle ciance, cianciole, bande, bande, trambe. Andiamoci dell'oretta, raga. Che qua bisogna aggiungere i nomi. Allora, fratelli, sparo due Scarlet sul muso. Sì, è una buona idea. Scarretta all'inizio e Gli poi il resto. faccio procca la marcescenza. Aspetta che mi attivo qua. Ce l'hai quella a fare per aumentare la resistenza magica? Dovrebbe essere tra proprio le prime cose nell'inventario. Te lo aumenta del 15%. Non è male. Che cosa, Anzi, in più fratello? vuoi di più. Se entri nel tuo inventario oggetti. No, armi, oggetti. Inventario. Fai uno scatto a destra. Ecco. Oh merda. Che Tizio cazzo è? Ugra. Ma veramente? Esatto. Vabbè, comunque, se riesci a metterlo ti aumenta di moltissimo la difesa magica, moltissimo. Frate, non credo che adesso riesco a mettere quella cosa. Beh, ricominci subito. Vai, ci riproviamo. Let's go. Prima mi vado a prendere le rune, Loretta. Poi facciamo quello che ti pare. Do you like marcescenza? Legata, ok, ma si va di faccia. Non ci credo! Maledetto! Miseria. No, vabbè, cazzo, frate. Devi solo capire come fare. Devi solo capire come fare. Quello in teoria il meglio lo tirano fuori quando fai free aim, questo. Il cazzo. Free aim, frate. Come faccio free aim a tirarglielo addosso? Beh, se uno si allena, considera che io ci ho ammazzato un giocatore, che l'hitbox del giocatore è più piccola di Loretta, e l'ho fatto in frame. È presente Belurat quando sali le scale dove ci sta quel tizio enorme dopo la grazia, uno di quegli Ornsent, però quello con lo spadone, quello grosso, è presente? Ok. Tu c'hai una svolta a destra e una svolta a sinistra. Se pigli quella a sinistra, c'è un ponte rotto che tu devi fare il giro del quartiere per arrivare dall'altro lato. Ok? Ok, io da là in fondo ho tirato una rock pot che si è fatta tutta la corsa, è arrivata alla fine delle scale che tu fai Ma quando incontri il tizio. veramente, Esatto, l'ho tirata da là. veramente. Esatto, è stato un tiro alla Kobe. Comunque, se ti interessa quell'oggetto che stava là, stavi vicino prima, ti dà per il PvE, mi pare, il Ma 25% di più questo. resistenza alla magia. No, più giù, due più giù, fai proprio due click giù. Questo. Sto vedendo la live, vediamo. Quello lì. Fegato in Salamoia antimagia. Quello ti Aumenta dà. brevemente la resistenza magica in maniera considerevole. Sì, Attenzione. per 2 minuti, che sono tanti per una boss fight, te l'aumenta di, ma te lo dico subito. Se il data center di Elden Ring si decide ad aprirsi. Raga, ricordatemi che lo devo mandare giù ogni volta, se no è la fine. 25% per 2 minuti, è tantissimo. Aiuti ti dà il gioco per il PvE. Mamma mia. Io invece ieri ho imparato una nuova tecnica di combattimento su Elden Top, Ring. frate. Mi sono fatto una serata a giocare insieme a una persona che conosco, che mi faceva da preparatore quando partecipavo ai tornei. E ha passato una serata di video, forse era il caso di tornarsi a fare con me, però non lo Frate, mi sa che devo abbassare il volume perché se no non ci sentiamo. fare. Ah, io ti sento bene, però se non mi senti ti capisco. Raga, Loretta è... questa Loretta qua è una rottura di cazzo infinita. Buono, la lacrima le ha dato la Scarlet Pro. Ma dai. Rispondo un attimo al telefono, arrivo Ok, subito. brother.
Mo mi crepa, mo mi crepa. Madonna, raga. È morta, povera evocazione. E mo muoio pure io. Raga, è tosta? È tosta, non è facile per niente? Ale, scusami, mi devi dare qualche minuto che devo prestare assistenza in casa. Fai, frate, fai, tranquillo. Vado e torno. Sì, fai. Non saltare. Let's go. Bravo. Bravissima Loretta, bravissima. No, non mi crepamo. Let's go. Vabbè. Ok, non c'ho più i vasi, raga. Mo devo craftare. Non lo posso fare, perfetto. Benissimo, è finita. E che cazzo vi faccio, mo? Ho finito i vasi. L'avevamo fatto. Ho finito i vasetti. No, non c'ho niente per tirarli. Non c'ho niente per tirarli. Vabbè, meglio così che mi ha ucciso. Meglio. Obbi, ho finito i vasetti. Ho finito i vasetti, raga. Perché sei? Scusami. Ma che cazzo ha fatto sto coso, raga? Ma che ha fatto sto gioco, ma veramente? Roccia circolare arriverebbe a terra nei luoghi come le rive dei fiumi. Ma se sto pieno, ma che stai a dire? Ma che è sta roba, raga? Ah, ok. Ho capito che cos'è. Che cazzata, guarda. Sì, ma così è un massacro, signore benedetto, cioè. Così è veramente un massacro. Cioè, fai tre vasi, ti si finisce la roba, è un macello. Cioè, capito? Mannaggia santissima, raga. È un macello, raga. È un macello infinito. Cioè, si blocca il Elden Ring ogni 5 minuti. Vabbè. Boh. Che cazzo di casino, guarda. O Conte, come stai? Che racconti? Come ti sta tratta questa estate caldissima? Immagino allora il caldo nero.
non le posso fare. Mannaggia, dai, raga, però, cioè, incredibile. Considera che qui a casa odiamo tutti l'aria condizionata, ma stiamo valutando di fare i lavori per metterla, per non morire l'anno prossimo. Raga, è eccessivamente caldo, eccessivamente, questa cosa spaventa. Ma lo vedi? Obi, mi si chiude, raga, mi si chiude il Elden Ring. Mi si chiude il Elden Ring, non capisco perché. Che cazzo di casino, guarda. Cioè, assurdo. Assurdo, raga. Problemi a non finire. Prima OBS, mo' Elden Ring che si chiude e si riapre, che si chiude e si riapre. Sì. Cioè, stasera proprio sera tash, sera tash. Non riusciamo manco a uccidere l'oretta. Madò, raga, che palle però, eh. Cioè, che cazzo, cioè, mica sto a fare le cose della NASA, cioè. A posto. Saggeci. Ma che cazzo stai a dire? Scusami. Che cosa cazzo stai a dire? Perdonami. Roccia circolare. Roccia circolare. Scusami, non sto capendo. Breccia, legaccio. Ma non ce l'ho. Veramente, raga, non sto a capire. Cioè, non posso craftare più la roba. Frate, Rieccomi. c'è un grande problema. Oh, che succede? Non posso. Cioè, mi sono dato gli oggetti da crafting, ma non li trovo. Cioè, non ci stanno. Non li trova. Non li trovi perché quando provi a craftare la roba per cui servivano quegli oggetti non li trovi più. Cioè, vedi che non ce ne sono. Fammi vedere che vuoi craftare, fammi vedere un po'. È le rockpot, frate. Ok, quando vai, ricordi che sono in delay perché sto sulla live. Vedi? Roccia circolare, repelibile a terra in luoghi come le rive dei fiumi. Ma
E le avrai finite a furia di rifartele? Ma in deposito mi dice 600. Fammi vedere, aspetta. No, in deposito 0. Frate, ma io mi sono dato gli oggetti di crafting del DLC, perché quello è del DLC. Sì. Ma non ci sta, non me l'ha dati, non ho capito perché. Non ci sta la roccia circolare, frate. E forse nella tavola che tieni tu non hanno inserito quell'item e quando ti sei dato le cose del DLC non te l'ha inserito. Cioè, può succedere. E quindi non posso craftare. E al posto di craftare ti dai 600 rock pot, easy. E come faccio? Apri la tua tavola. Nella cosa dove metti gli oggetti che ti vuoi dare. Gli dai il suo nome in inglese, che adesso io ti do. Ma è un'arma, no, non è un'arma. No, allora, non so come funziona la tua tavola. Nella mia, gli oggetti è indifferente che sono armi o oggetti. Vabbè, dimmi il nome. Ok, aspetta che la sto cercando. Dovrebbe essere FT Rockpot, però voglio essere sicuro. Sì, FT Rockpot. Scritto come? Come ti sto mandando adesso su Discord. Grazie, brother, sei sempre pronto. Non ti preoccupare, allora. Ecco qua. Allora, buttaci questo, vedi se funziona. Se non funziona, attenzione, nuova run. Non le trovo. E forse quella tavola là funziona. Funziona. Non lo so, in un altro modo che devi dividere. Altrimenti ti scarichi un attimo la mia tavola e da lì la trovi sicuramente. Ma no, frate, ma. Manco Rockpot mi trova. Il nome l'ho preso dalla wiki, quindi è quello lì. Aspetta, facciamo così. Ti mando il link della mia tavola. Allora, siamo punto 15, eccolo qua, a posto. Copia. Con questa risolvi in poco. Allora, scarichi questo, ti prendi la tavola che sta qui, la apri. Quando ci sei, me lo dici e io ti guido esattamente dove devi andare. 1.5? 1.15. RTGA 1.15 zip, giusto? Esatto, è lui. Ok, let's go. Beh, frate, per forza. Che se no così veramente. Allora, quindi questo ciao. Questo ciao. Angat dice. Ah, ok. Quindi i problemi che ci ho avuto io lo fa pure al conte. Frate, io diciamo che ci sono. Ok, perfetto. Hai trovato già dove devi andare a cliccare oppure te lo devo dire? Penso, aspetta. Te lo dico subito. Script. Poi creation, build creation, una cosa del genere. Poi c'era item gib. Al massimo fai un attimo una live e te lo dicevo, vogliono tipo 10 secondi, Ale. Mi basta da guardarlo e ti dico subito dove. Script. Esatto, script, poi devi fare. Mi pare build creation. Ok. Poi c'è item gib. Sì. Ok, e vedi, a un certo punto ci sta la voce dei singoli item. Ok, ho fatto allora, control V. Poi premi giù Rockpot, ok. E dattene sotto c'è la quantità, dattene 999. Così finite di preoccuparti. 999 e poi premi il quadrato sulla linea blu. Ho fatto. A posto, possiamo giocare. Let's go. Possiamo giocare, frate.
Possiamo giocare. Via. Allora. Cioè, praticamente faccio il, come si chiama? Quello i box. Aspetta, perché solo 10? Perché se no, non mi torna sta cosa, scusami. Perché le ricarica da solo, frate. Però non stava scritto 600 in deposito. Se tu vai nel tuo deposito, ne trovi 600? 600. In deposito okay, 600. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Prima stava scritto 0, perciò mi sono allarmato. Allora, okay. Quindi, marcescenza. Frate, io ci provo a tirargli due vasetti. No, non ci posso provare. Frate, dobbiamo tirare qualcos'altro perché non mi bastano i vasetti a me. Cioè, non mi bastano i vasi. Perché due volte però... che sbaglio a... e non lo prendo, succede un delirio. Ok, quindi serve un danno... Un danno serve, frate. Sì, serve un danno collaterale. Le pot piccole, che alternative abbiamo? Allora, abbiamo detto che il fuoco non è cosa. Folgorante potremmo provare, però questa è destrezza. Esatto. Fetido no, sanguinamento, frate, o sonno, oppure... Ah, il vaso vulcano, frate, top. Il vaso vulcano non è danno fuoco? Sì, frate, però scoppia. Scoppia, cioè scoppietta, staggera il nemico. Su cosa scala questo? Forza. No, l'altro non... Non scalava meglio in forza l'altra pot. A questo punto gli dire l'altra. No, quella là piccolina però esplosiva di fuoco. Questa quella faceva B, se ricordo bene. Infatti forse Però di... frate, questo staggera. Cioè nel senso gli impedisce i movimenti. E che te ne frega. Tu le devi fare danno. Falla muovere come ti pare, devi schivare. Se hai un problema di danno, ti devi portare il danno appresso. Ok, andiamo così? Sì, la fiaschetta Wondrous Physics, che cosa c'hai dentro che potrebbe fare la differenza adesso? Raga, purtroppo queste sono run dove il capire molte cose va bene. Non so perché c'ho questa, frate, non lo so. Vabbè. Allora, mio consiglio, mettiti la Bubble Tear, così se ti crepa rimani in vita. Qual è? La seconda in basso a sinistra, proprio alla fine, proprio in basso a sinistra, guarda la seconda. E qua? Vediamo, ripresa in punta di morte, esatto. E la seconda direi la seconda. Allora, tua scelta, o ti metti l'incremento di danno di fuoco per avere più danno sulle tue bombette di fuoco quando le lanci, oppure ti metti quella che ti alleggerisce il carico, così sei sempre il light roll, perché se lei ti fa tanto danno, tu con il light roll risolvi, perché te ne esci facilmente. Ok, proviamo. Quindi Una di quelle bianche sopra quella che ti sei appena messa, fammi leggere, non me le sono tutte uguali, non mi ricordo a memoria qual. Una di quelle bianche sopra quella che ti sei messa, vediamo. Potenza di attacchi caricati, potenza di attacchi nel balzo. Vedi tutto a destra, quelle due trasparenti a destra, quelle due trasparenti, vedi un po'? Ok, riduce brevemente il carico di equipaggiamento nel balsamo. Esatto, ora ricordati, prima di fare il boss, ti bevi staffare e dovresti avere light roll e una ultima chance. Quindi se lei ti uccide, la prima volta che ti uccide, ti ritorna a metà vita. E così almeno un errore lo puoi combattere. Ok, perfetto. Questo dovrebbe migliorare un po' la situazione. Pensa a darle la rotta all'inizio. Poi concentrati sulle rock pot e si gode, voglio dire. E let's go. E let's go. Let's go. Tra l'altro, frate, su YouTube è uscito il tuo video, cioè il mio video, dove si sente tu che dici il godo alla Julien. voglio vedere dove stavo. C'è lo shorts sul mio canale YouTube. Ti senti male, frate? Il video si chiama il godo alla Julien. Aspetta, spero di vedere. È stato bello, frate, è stato veramente bello. Sì, dove sta? Allora, io sono iscritto, perché mi hai avvisato? Dove sei? Ma che cazzo? Vai, diamogli il sagazzo di Scarlet Roots.
Oh, vaso però, dai, aiutami. Mannaggia santissima. Ok, ma concentrati e cerca di far entrare queste... Queste poche. Oh, la scala marcescenza già gliel'ho data, frate. Eh sì, ho visto, Dai Loretta, so. Fa la brava, so. Ce l'ha ancora la marcescenza, sì. Vaffanculo, non ci arrivo. Ma vaffanculo, vai. Che è successo, frate? Ho visto lo short. Hai visto? Il godo alla Julianne. Frate, tre vasi l'ho mangiato con tutte e tre. Piano piano ce la fai. Quattro l'ho mangiato con tutte e quattro. Che schifo. Vedi che fa il vaso vulcano, frate? Quella cosa là fa il vaso vulcano. Però a te serve di farle male, perché la rimane la ferma e tu non la sciacchi. Vai, penso che stai andando bene. Sta tranquillo. Let's go! Vaffanculo, Loretta. Ok. Sto facendo pure il mental coach, praticamente. Abbastanza, brother. 200.000 più quelle possiamo livellare. Ah no, 200.000 totali ci abbiamo. Possiamo livellare. Possiamo livellare, raga. Allora, frate, prossimo boss, dimmelo tu. Ah, nel senso che lo devo scegliere. Sì. Una cosa facile, Brachidusax. Dai, vaffanculo, frate. E vediamo. Puoi fare... Mog? Frate, volevo livellare un pochettino prima di fare Mog. Mm. Ok, Radan l'hai già fatto, giusto? Sì, l'hai già fatto. Sì, Radan l'abbiamo già fatto, fratello. Vuoi fare quel gargoyle nero che sta fuori da Gurank? Sì. 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 Che cosa è debole lui? Che cosa gli possiamo dare? Arrivo subito, fammi controllare. Allora, quindi dobbiamo aggiungere Loretta, questa qua di Elfael. Come si chiama, fratello? Precisamente, così la metto nella lista. Mi pare solo Loretta, esatto, Loretta Knight of the Elite 3. Livella, abbiamo livellato. Prossimo boss. Abbiamo detto... L'amico del santuario Ferino. Sì, sì. Ci puoi dare qualche notizia, frate? Ci puoi dire qualcosa di lui? A che cosa è debole? Allora, è immune a tutto, tranne che agli strike... che sono quelli che tu fai con le pietre. Ok, sto andando. Raga, praticamente questa run si risolve in una lapidazione di massa. Ullalala, madonna mia santissima. Mi devo curare, frate. Non mi so curato, frate. Benissimo, raga, partiamo proprio bene. Mi dovevo curare. Devi anche livellare. Ho livellato, frate. Ho fatto due livelli a vitalità. Ah, ok, ho visto che tenevi 55k addosso. Usa anche la fiaschetta, Ale. Tu dici, brother? Ma ci usiamo pure il vasaio, amico mio.
Divertiamoci, va, divertiamoci. Vasaio, l'amico mio. Frate, io ti volevo fare una domanda, ma tu che musica senti? Prevalentemente classica opera, però sento la mia bella quota di musica mondiale. Ok. Ma perché sei super staggerato, mo? Malissimo, malissimo, frate, malissimo. Mi sono fatto prendere dal panico, mo. Ma non mi bastano, vedi, frate? E mo? Mo che gli faccio? Che gli tiro? Mo il vaso deve... il vasaio lo devo uccidere. Forza, amico mio, forza. Ci dovevamo portare qualcos'altro, frate. Immune a veleno, Scarlet Rot, esaminamento, Frostbite, Madness e Sonic. Resistenza 41, 40 Lightning, 40 Fire, 20 Magic, 0 Strike. Vabbè, mi vado a sedere, che faccio? Non ti puoi craftare altre cose, entri là dentro, non ti puoi craftare. Beh no, frate, non posso fare niente. Entri dentro nel... Aspetta, frate, fammi abbassare un po', va. Allora. Ok, io penso che così vada bene. Allora, frate. Io direi... direi, giusto per... ma quella è la lama nera, ma quindi soffre la fede. Secondo me soffre la fede, frate. 40 di resistenza e fede. Magico. Sì, solo magico, che però scala l'intelligenza. Però magico fa 20, mentre tu con strike vai contro 0. Si prende tutto il danno, è debole. Lo so, frate, ma come cazzo faccio? Cioè, che cosa gli posso dare prima di tirargli le pietre? Perché è quella la questione, che non ci bastano le pietre. Provo a farti 20 ampolle magiche e gliele tiri appresso e poi gli tiri le pietre. 20 ampolle magiche? Portati pure, sì, soltanto è l'unica cosa che puoi fare. Non mi viene nient'altro in mente. È resistente ed immune a tutto il resto. Vedi tu. Le voglio provare, frate. Ma mo' mi ha levato le rockpot, ma perché? Vabbè, comunque, raga, Elden Ring, buonanotte. Ok, vai. Let's go, frate. Vediamo che succede. Allora, balsamo. Vasaro. E let's go. Che schifo. Culo. Ma fai il danno, frate.
Sì, perché mi chiamo Giocondo. Allora, raga, sto boss, frate, io sai quante volte l'ho fatto? Penso una. La prima run. Non l'ho mai più rifatto, quindi fondamentalmente vabbè. Dai, fai il bravo, su. Questo è uno dei più belli da incontrare, secondo me. Dai, dai. Vaffanculo, dai, vaffanculo, muori, merda. Sto cazzo di sgravo. Ma un po' di vita. Ma non c'ho le. Perché non c'ho le cure, frate? Perché non c'ho le cure? Perché non ho le cure? Ma che cazzo stai a fare? Ma che è sta cosa brutta che è appena successa? Bravo, ha cambiato aggro, bravissimo. Tu sì che sei bravo. Sì, però lo zii schiva ogni tanto. Si è bloccato. Non si spiega il motivo. Si è bloccato. Rockpot per me. Boom. Dai che ce lo portiamo a casa. Non è vero. Vabbè. Ti devi curare? Dai che ce lo porti. Dai, insomma, veramente. Non ci credo. Un'altra? Let's go! Let's go! Let's go! Seguace della lama nera! Let's go! Grande! Ok. Speriamo che non succeda niente. Non succede niente. Vi prego, ditemi che non succede niente. Seguace. Giusto, frate, seguace della lama nera. Io ce l'ho in in inglese, Blackblade Kindred. Penso che sia saltata la live. Veramente, frate, un'altra volta. Penso di